Marcia sinfonica del maestro Pietro Vidale e con questo brano la banda Città di Ortona inizia questo meraviglioso e divertentissimo concerto organizzato dalla Lega Navale. Ma prima di fare applauso alla Lega Navale, facciamolo al presidente che immagino vorrà dare un breve saluto. Luigi Polidoro, caro presidente, a te la parola. Grazie, io ho già raccontato quella che è la genesi di questa serata. E davvero sono felice di vedere tutta questa gente che frequenta, è venuta insomma da noi a vederci, ad ascoltarci. E sono felicissimo di avere la banda di Ortona, che è una banda tra le migliori, ritengo, della nostra regione, un nostro fiore all'occhiello, e siccome noi cerchiamo eccellenze, le cerchiamo nei nostri atleti, le cerchiamo nella nostra struttura, nei nostri mezzi sociali, l'eccellenza della banda di Ortona non potevamo farcela mancare. Quindi, semplicemente saluto la banda, la ringrazio e ringrazio i presenti che sono venuti appunto ad ascoltare questi musicisti. Grazie. Grazie Presidente. Però c'è un altro Presidente, il Presidente della banda di Orto, Città di Ortona, Tommaso Iobatti. Vieni Tommaso, buonasera. Buonasera a tutti, motivo di grande soddisfazione per la banda essere ospitata dalla Lega Navale per questo concerto. E vi abbiamo fatto sentire i pezzi, cioè i pezzi, quelli tipici, classici da banda. Adesso inizia invece il concerto vero e proprio, che sarà diretto dal maestro Marco Bomba, che è con noi in questa evoluzione sempre continua, per cercare di raggiungere appunto l'eccellenza che diceva il presidente della Lega Navale. Il nostro motivo di partecipazione al concerto è soprattutto un motivo di opportunità. Questo era l'unico posto con l'aria condizionata che c'era in Ortona e abbiamo inteso non perdere questa occasione di suonare al fresco. Ci sono state anche delle prove che la banda ha fatto qui durante le 2 settimane che precedono questo concerto, per cui ci avete visto provare qui durante il vostro rientro con le barche, dai vostri bagni di mare, eccetera. I ragazzi, oddio, si fa per dire, c'è qualcuno un po' più datato, che hanno provato perché per fare un concerto ci vogliono prove, 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 prove. E questa è la nostra, diciamo, la nostra forza, il nostro sacrificio. E vedete qui persone, diciamo, giovani, meno giovani, comunque professionisti, diplomati, è veramente qualcosa che ad Ortona fa onore e porta in alto il nome di questa città. Saluto con affetto Tommaso Coletti, che stasera non è qui come autorità, ma è stato invitato da qualcuno della banda con cui ha suonato la tastiera all'epoca, e quindi è qui come invitato di eccezione, non come autorità, perché se fosse come autorità probabilmente diciamo non avrebbe potuto essere partecipe appieno alla manifestazione. Quindi noi siamo qui, ci sarà con noi Sebastiano Nardone, che io ringrazio dell'amichevole benevolenza che ci fa ad assisterci nella nostra serata. Penso che sarà una serata memorabile. Grazie. Perdonatemi, nella fretta di voler lasciare spazio alla musica, dimenticavo una cosa importante. Noi abbiamo avuto una serie di appuntamenti molto significativi. Dopo
Domenica scorsa abbiamo ospitato l'associazione ANGSA che si occupa di bambini autistici, abbiamo portato in mare 86 persone e le abbiamo poi e hanno poi pranzato qui assieme a noi, assieme ai nostri soci, hanno pranzato in circa 130 persone. Ieri c'è stato un concerto molto interessante di un musicista che ha suonato assieme a De André, Aldo Ascolese, e che ha suonato canzoni di De André in una serata davvero toccante. Abbiamo avuto venerdì, un incontro assai significativo con la pluricampionessa mondiale di apnea paralimpica Ilenia Colanero, con cui questa sezione ha avviato progetti, iniziative che veramente ci ha dato una serata importantissima, soprattutto da un punto di vista emozionale. Abbiamo in programma tra qualche giorno un appuntamento a cui onestamente tengo particolarmente. Avremo il tenore Giovanni Di Deo. Qui si parlava, l'ingegnere Iupatti parlava, il presidente della banda parlava di eccellenze, giustamente, di fiore all'occhiello della città. Giovanni è un sapete, un tenore che canta la Scala di Milano, davvero un'eccellenza cittadina. Avremo l'onore e il piacere di ascoltarlo qui sotto alla Lega Navale cantare canzoni napoletane e di Tosti. Di fronte a questo mare, a questo spettacolo che avete qui alla vostra, vostra destra, io credo che quella sarà una serata da non perdere, da non perdere. Gli ortonesi, i soci e anche insomma, i turisti della città questa opportunità dovrebbero coglierla, perché credo che si raggiungeranno vette davvero importanti in quella che è la, la musica, la, la cultura espresse proprio qui dalla città, nella città di Ortona, da cittadini ortonesi. Grazie. Grazie Presidente. Allora, con questo concerto l'associazione Amici della Banda continua la sua 25ennale attività musicale, attività caratterizzata dalla convinzione che la musica è cultura, è bravo. E pertanto l'associazione Amici della Banda sin dalla sua nascita ha organizzato e continua a organizzare scambi culturali e musicali con associazioni del territorio di varie città italiane ed estere, con lo scopo principale di creare confronti musicali, socializzazione e amicizia tra culture e tradizioni diverse. E viva l'inclusione, e viva l'amicizia. Bravissimo. Poi, per quanto riguarda me, invece, volevo dire io grazie dell'affetto e dell'amicizia con cui mi avete invitato. Io stasera sono qui per divertirmi con voi, grazie. E mi sono preso due momenti, speriamo di divertirci là, a quel leggio dirò alcune poesie del nostro poeta Gigino Don Marco. Detto questo, grazie. Torniamo al nostro concerto. La banda Città di Ortona, come tradizione, si presenta a questo importante appuntamento con tutti i suoi soci musicisti, giovani e meno giovani, che hanno coltivato la conoscenza e l'apprendimento musicale tramite i corsi attivati dalla scuola musicale intitolata al maestro Luigi Di Tollo. E chi se lo può scordare? No, senza fare le date precise, diciamo più o meno una sessantina d'anni fa, io ero un ragazzino piccolino e mi piaceva tanto a suonare la chitarra, e andai al maestro Di Tollo tutto contento, dice: maestro, io voglio imparare la chitarra. E questo fa: è un'altra chitarra, a te ti tocco lo clarinetto. No maestro, io voglio imparare a suonare la chitarra. Non si capite che ti tocco lo clarinetto, che mi ha finito per cantare persone a miserire. E quindi, amici, io so suonare un po' il clarinetto grazie al maestro Di Tollo. Nell'anno appena trascorso l'associazione Amici della Banda si è fatta promotrice di diverse iniziative a conferma della sua funzione sociale e culturale sul territorio ortonese. Come consuetudine non ha fatto mancare la sua presenza musicale alle ricorrenze civili e religiose della nostra città. Tutto questo è possibile grazie alla capacità e alla valenza
del maestro Marco Bomba, a cui va il ringraziamento sincero e affettuoso dell'Associazione Amici della Banda. Allora, qui adesso c'è un'altra tre righe che dice: un ringraziamento anche agli insegnanti, ai musicisti di tutte le età, a tutti i volenterosi che partecipano alla vita della banda, alle nostre famiglie per il tempo a loro sottratto. Un grazie di cuore da parte di tutti noi. Che bel pensiero, bravissimi, grazie, grazie veramente. Adesso però vi dico due parole di presentazione del maestro Marco Bomba. Allora, io leggo qua con apprensione che il maestro Marco Bomba nasce a Lanciano. Lei nessuna... vive questa cosa con tranquillità, non è un grande problema. Allora, però quello che è più impressionante è che è nato nel 94, siamo nel 24, questi ha 30 anni, mia figlia piccola è più grande di lui. Allora, inizia la sua formazione musicale all'età di 13 anni e non t'hanno denunciato né a te né a nessuno, tutta qua. Grazie alla passione per la musica del padre, ecco, da qualcosa deve venire. Affascinato dal suono del sassofono, lo incomincia a studiare fin da subito, frequentando il conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara sotto la guida del maestro Luciano Ciavattella, dove si diploma all'età di 22 anni. Ma noi non ti possiamo fare mica un applauso ogni tre righe. E niente che questo signore qua. Dopo 2 anni di approfonditi studi, consegue la laurea specialista in sassofono presso lo stesso conservatorio con il massimo dei voti. Ma un altro applauso. Poi, cresciuto con la passione della banda che deve al maestro Tanino De Vincentibus, alla banda città di Ortona, che è la prima banda con la quale hai collaborato. Proprio è lì hai cominciato a capire che dovevi cambiare mestiere completamente. Però, invece hai insistito perché... perché ci sono anche i cattivi maestri, ricordatevelo. Allora, ha lavorato con un'altra banda che poi Tonino De Vincenti, che Tanino De Vincentis, che successivamente acquisisce anche il titolo di banda della città di Fossa Cesi. Mamma mia. Poi dal 2012 al 2013 con l'opera Saxophone Quartet si esibisce in 3 puntate su Rai 1 nella rubrica Conservatori a confronto col programma di Uno Mattino in Famiglia. Mamma mia che sei tu! Poi, ma scusi, ma veramente devo... qua ci sta una serie di cose incredibili. Allora, dicono tanti concorsi vinti, non li dico tutti perché sennò ce ne andiamo domani, vinti anche con il Wakanda Saxophone Quartet. Molteplici concerti svolti con la Simply Michael De Bublé Cover Band. E poi stanno continuando a studiare, va al Conservatorio Umberto Giordano, alla sede di Ironica Organico, dove stava studiando per approfondire gli studi e accrescere le sue conoscenze. Infine anche un compositore. Oh, è Yasant! Signore e signori, il maestro Marco Bomba. Puoi sedere, ne avete, ma manca la sedia. Allora, adesso io dico un nome: Sergio Leone. C'era una volta in America, c'era una volta il West, il buono, il brutto e il cattivo, per qualche dollaro in più, però, per un pugno. Chi è che non si ricorda tutte queste musiche di Ennio Morricone? E adesso facciamo proprio questo. Con le colonne sonore del maestro Ennio Morricone, la banda Città di Ortona eseguirà un omaggio al maestro. Dirige però la maestra Serena Verì, che è la flautista della banda. Applaudite, applaudite. Cara Serena, è la flautista che sta studiando e sta approfondendo gli studi per intraprendere la carriera di direttore. O di direttrice, come brava, si dice adesso, di direttore. Signore e signori, moment for Morricone.